Buonasera, benvenuti al TG regionale di Toscana TV. Trema ancora la terra in Mugello, una nuova scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata a 5 km da Barberino del Mugello dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il terremoto è avvenuto alle 17.55 a una profondità di 8 km. Gli altri comuni vicini all'epicentro sono Scarperia e San Piero e Borgo San Lorenzo. La scossa è stata avvertita distintamente dagli abitanti del Mugello e in tanti, già provati dalla settimana appena trascorsa, sono usciti allarmati dalle case riversandosi in strada. In molti si appresterebbero a passare la notte in macchina o nei centri allestiti nella palestra di Barberino e all'autodromo del Mugello per timore di nuove scosse. La scossa è stata avvertita anche a Firenze Sud. Ragazzina insultata e minacciata da tre compagne di classe in chat. Il servizio. Minacciata di morte in chat dalle compagne di scuola. È accaduta ad una ragazzina di Grosseto che frequenta una scuola media. Una bambina come tante altre, graziosa e timida, che si è vista recapitare nella chat di classe, dunque visibile a tutti, questa frase inquietante: se non chiudi il becco te lo vengo a chiudere io, e ti ritrovi la testa attaccata alla finestra. La ragazzina ha tentato di reagire, ma ha incassato solo un'altra raffica di minacce e insulti che l'hanno portata a chiedere alle presunte amiche addirittura di fare pace. A raccontare questa inquietante notizia Giovanna Mezzana del quotidiano Il Tirreno, che ha raccolto la testimonianza diretta della madre. Infatti pare che questa non sia stata la prima volta, visto che la ragazza aveva manifestato l'intenzione di non voler più andare a scuola. Fatto questo, che aveva insospettito la madre, che mettendo in fila indizi e leggendo i messaggi in chat l'ha spinta, dopo quella notte dell'8 dicembre, quando è arrivata la minaccia di morte alla figlia, che ha avuto un'improvvisa crisi isterica, a denunciare atti di bullismo nei confronti della ragazza direttamente alla polizia postale. Derubato della pensione che aveva appena ritirato, è quanto accaduto ieri a Firenze. Un uomo di 84 anni al quale sono stati portati via 850 euro. Secondo quanto spiegato alla polizia, poi allertata dall'anziano, il furto è avvenuto nell'androne dell'abitazione dell'uomo. Rientrato a casa, la vittima ha trovato un giovane descritto come una persona di colore, secondo quanto spiegato dalla questura, che si è offerto per aiutarlo a portare la spesa. Di fronte al rifiuto dell'anziano, il giovane è riuscito a sfilargli dalla tasca del giubbotto la busta contenente i soldi della pensione e a scappare. Carabinieri arrestato per rapina mercoledì, l'udienza a riesame. Scarcerati intanto due indagati. Nadia Tarantino. Hanno lasciato il carcere Vincenzo Russo e Giuseppe Zanfardino, 45 e 41 anni, i due venditori ambulanti di frutta e verdura arrestati lo scorso 4 dicembre insieme all'appuntato dei carabinieri Ennio Serino, 36enne in servizio alla sezione radiomobile di Prato, finito in manette con l'accusa di aver organizzato la rapina che lo scorso maggio fu messa a segno da tre malviventi nella villetta di un imprenditore cinese a Galciana. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato ha concesso ai due fruttivendoli l'obbligo di dimora in seguito alla collaborazione fornita durante l'interrogatorio di garanzia. Un alleggerimento della pena che è andato oltre quello a cui i sostituti Lorenzo Gestri e Massimo Petrocchi, titolari dell'inchiesta, avevano dato parere favorevole, e cioè gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Nelle prossime ore sarà valutata anche la richiesta di scarcerazione avanzata dagli avvocati dei tre uomini arrestati in estate con l'accusa di aver materialmente compiuto la rapina e ancora rinchiusi a Poggio Reale: Michele Langella Esposito, 60 anni, Antonio Davino, 38, Giuseppe Riano, 33. Dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere al giudice delle indagini preliminari, l'appuntato Serino dovrà invece aspettare il 18 dicembre, perché per allora è stata fissata l'udienza del Tribunale del Riesame, a cui la difesa ha chiesto di valutare la sussistenza delle esigenze cautelari. L'ipotesi di reato è la stessa per tutti e sei gli indagati: rapina in concorso. Tutti sono di origine campana, ma secondo le indagini condotte dai carabinieri, a legarli sarebbero rapporti nati e sviluppati a Prato. Serino è accusato di aver organizzato il colpo e di aver scelto come vittima proprio quell'imprenditore cinese, sapendo che in casa custodiva tra gli 80 e i 100.000 euro. A fornirgli la manodopera, cioè gli esecutori materiali, sarebbero stati due fruttivendoli. La rapina non andò però secondo i piani. Il colpo fruttò appena 11.000 euro e di telecamere nella villetta del cinese ce n'era un'altra, oltre a quella
la messa subito fuori uso dai malviventi che si spacciarono per carabinieri con tanto di pettorine, palette e un finto decreto di perquisizione. I tre furono arrestati nel giro di poche settimane e da lì in avanti le indagini hanno ricostruito un quadro che porterebbe la firma del carabiniere. La tromba d'aria che ieri ha interessato la Versilia ha causato danni alla produzione florovivaistica. Diverse serre a Torre del Lago nel comune di Viareggio sono state scoperchiate e anche divelte. Lo rende noto Coldiretti Lucca facendo un bilancio delle conseguenze del maltempo. Il ministro dell'Interno parteciperà al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza a gennaio. Sarà questa, spiega il sindaco di Firenze Dario Nardella, l'occasione per avere risposte sugli uomini in più delle forze dell'ordine promessi a Firenze da Matteo Salvini quando era al Viminale. Vediamo. Il tema sicurezza è al centro dell'amministrazione cittadina. È stato presentato un piano antispaccio con un investimento importante nei prossimi 3 anni da parte del Comune di Firenze. Lei ieri è stato anche a Roma a parlare con il Ministro dell'Interno. Le ha chiesto anche dei famosi 200 uomini in più promessi da Salvini? Dunque, abbiamo illustrato alla Ministro tutte le cose che stiamo facendo, anche alla presenza del Prefetto, e abbiamo anche fatto presente le nostre esigenze, incluse quelle di probabilmente aggiornare la normativa sullo spaccio e sulla droga che risale praticamente a 30 anni fa e abbiamo anche parlato della necessità di avere un presidio del territorio sempre maggiore e quindi del fabbisogno di uomini. Credo che alcune risposte significative si potranno già verificare nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si terrà proprio alla presenza del Ministro dopo il periodo delle feste. Quindi aspettiamo che il Ministro giustamente possa fare tutte le valutazioni del caso e poi portarci, ci auguriamo, delle risposte concrete in quell'occasione. Itaci ha presentato in Palazzo Vecchio un progetto per eliminare i pali dal percorso della tranvia. Sentiamo. E come io avevo già detto fin dall'inizio, il nostro obiettivo è quello di ridurre progressivamente la presenza di pali alla stazione fino a toglierli tutti. Potrebbe accadere. Itachi, la multinazionale giapponese che produce anche il sirio della tranvia, ha presentato a Palazzo Vecchio un progetto di nuove batterie che potrebbero essere montate sui vagoni delle linee già esistenti e che garantirebbero un'autonomia di 1,3 km, eliminando quindi la selva di pali alla stazione che, quando i cantieri vennero smantellati, fecero saltare tutti sulla sedia dal comune alla sovrintendenza. Come se nessuno avesse mai visto un progetto su carta o un rendering prima di allora. Il primo colpo d'occhio di chi arriva in città col treno in effetti è un po' da foresta pietrificata, ma se per le nuove tratte si stava già studiando un'alternativa, sembrava che il via i pali dalla stazione sarebbe rimasta solo una promessa da campagna elettorale. Invece i test potrebbero iniziare già nella prossima primavera. Del resto i pali, come si mettono, così si possono togliere, quindi non c'è niente di irrimediabile, anzi con il progresso tecnologico noi saremo tra le prime città in Italia ad avere le tranvie senza pali. Avrà un costo ingente però questa trasformazione? Avrà un costo maggiore che valuteremo nel momento in cui le società del consorzio ce lo renderanno noto. Ma siamo pronti a sostenere questo costo maggiore, perché tutto ciò che va, diciamo, nel senso del miglioramento dell'impatto estetico in una città come Firenze deve essere ovviamente valutato con grande attenzione e promosso. E il sindaco di Firenze è andato a fare un sopralluogo al mercato delle cure. Siamo al 98% del completamento. Sentiamolo. Sindaco, 2 settimane fa l'inaugurazione del mercato delle cure, adesso si sono trasferiti anche i banchi, però mancava ancora qualcosa. A che punto siamo? Siamo a buon punto. Stamattina ho fatto visita al mercato, ho parlato con gli ambulanti, con i negozianti della piazza. In generale vedo grande soddisfazione per questa piazza rinata, il mercato che funziona molto bene, grazie anche al parcheggio retrostante che abbiamo realizzato sia per gli operatori sia per i residenti o per i clienti. Anche i negozi interni si stanno allestendo, ne abbiamo visti 2 in fase di allestimento e quindi siamo abbastanza contenti. Mancano
le panchine, manca qualche rastrelliera, e nelle prossime settimane si provvederà anche a questo aspetto, così come ad una definitiva impermeabilizzazione della tettoia e alla, diciamo, rifinitura di tutto ciò che riguarda il manto stradale, marciapiedi, le aiuole, ma insomma siamo ormai al 98% del lavoro fatto. E ora a Pistoia per il dossier della Caritas sulle povertà, casa e lavoro, le principali emergenze. Patrizio Ceccarelli. Il lavoro e la casa a Pistoia restano le problematiche maggiori che i centri di ascolto della Caritas diocesana incontrano e che le persone manifestano. Lo dice il dossier Caritas 2019 presentato stamani nell'aula magna del seminario vescovile di Pistoia. Due bisogni in evoluzione negativa, in una sorta di continua deriva che cambia i tratti giorno dopo giorno. La maggior parte delle persone che si rivolgono ai centri di ascolto vivono l'incubo della casa, si legge nel rapporto, che da essere luogo della vita è diventato luogo dei problemi. C'è una povertà che ormai si sta cronicizzando, che sta sempre più creando nella nostra popolazione, oltre che dai numeri che più o meno sono stabili, però una situazione che sta sempre più in difficoltà, perché non riprendendo il lavoro nei nostri territori, le persone che erano da noi seguite da tempo continuano in questo percorso che è fatto molte volte in assenza di lavoro, quindi di reddito, di beni primari, ma anche di paura, di solitudine, e questa incertezza crea molta ansia all'interno dei nostri percorsi di incontro con le persone che soffrono in questo momento. Molte le persone che si rivolgono ai centri Caritas perché non sanno come pagare l'affitto, il mutuo o addirittura le bollette della casa. Noi abbiamo molte richieste da questo punto di vista e quindi mettiamo tante risorse proprio per il pagamento di bollette, di cose essenziali per la vita di una famiglia, per pagare degli affitti. E abbiamo messo molto anche per quello che è stato iniziato l'anno scorso, in quest'anno, cioè l'Emporio della Solidarietà a Sant'Agostino, cioè un luogo dove si può andare ad acquistare, diciamo, in qualche modo a prendere cose di cui c'è bisogno per la vita della famiglia. Quindi spendiamo molto, ci impegniamo molto anche su questo livello, e questo ci fa capire che i bisogni sono primari, quasi, direi, non sono solo bisogni, diciamo, di cose di lusso, ma sono bisogni che toccano, diciamo, la vita ordinaria di una famiglia. Sostenere e rilanciare il settore degli apicoltori dopo un 2019 catastrofico a causa dei cambiamenti climatici. È l'obiettivo dell'accordo tra Regione Toscana, Comune di Firenze e Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani. Il servizio. Garantire un ambiente urbano accogliente per la vita delle api, magari destinando loro aree ad hoc, e aumentare nel verde pubblico cittadino la coltivazione di specie vegetali di importanza nettarifera, come ad esempio la facelia sulle rive dell'Arno. Sono alcune delle azioni che il Comune di Firenze si impegna a fare in base al protocollo firmato con ARPAT, Associazione di Apicoltori, che conta circa 800 soci per un totale di 27.000 alveari in Toscana. Ma quest'anno il clima non è stato amico. Purtroppo è andata male, è stata probabilmente la stagione peggiore di sempre per l'apicoltura toscana. Noi speriamo che non sia un trend, speriamo che il prossimo anno sia migliore, queste piogge autunnali ci fanno ben sperare. Noi apicoltori lavoriamo sempre e col primo obiettivo di tenere in salute le api, di farle stare bene, e poi pensiamo al miele. E negli ultimi anni è sempre più difficile. Nell'ambiente ci sono sempre più biocidi, cioè sostanze che uccidono la vita, i pesticidi, gli insetticidi, e purtroppo le api li raccolgono tutti. Ma gli fa bene eventualmente alle api stare in aree cittadine? A volte le città ci stupiscono, a volte ci sono le condizioni nelle città migliori che nelle aree che possono apparire selvagge. Quando in un giardino, che sia in campagna o in città, troviamo un alveare, cosa bisogna fare? Prima cosa è rispettarlo, non avere particolare paura, chiaramente stare attenti a avvicinarsi e chiamare gli apicoltori. A Firenze si è costituita una rete di apicoltori che si dedica al recupero degli sciami.
Purtroppo spesso lo fa senza copertura assicurativa e senza minimamente avere una copertura anche economica. In questo patto di intesa che abbiamo firmato col Comune c'è anche proprio l'intenzione di affrontare la problematica del recupero sciami in area urbana. La Regione Toscana, firmatrice anch'essa del protocollo, si impegna a promuovere anche in altre città il contenuto dell'accordo e a collaborare per la buona riuscita di ogni iniziativa congiunta per rilanciare il settore. Presentato il progetto Common per il problema dei rifiuti in mare. Carlo Sestini. Presentato a Grosseto il progetto europeo Common per affrontare il problema dei rifiuti in mare con un approccio integrato e partecipativo, un progetto euromediterraneo finanziato nell'ambito del programma ENI CBC MED. Operativamente Common prevede un percorso partecipativo territoriale che chiamerà al confronto in tavoli di lavoro gli enti locali, gli operatori del mare e del turismo, i centri di recupero tartarughe marine, il mondo della ricerca, oltre che a mettere in campo significative azioni di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e alle scuole. Un progetto europeo che vede coinvolta, oltre alla Lega Ambiente, il comune di Castiglione della Pescaia, il comune di Grosseto, il parco della Maremma, che diventano dei protagonisti attivi rispetto alla problematica molto forte della marine litter, cioè sul fatto che ci sono troppi rifiuti sia in mare sia sulle spiagge che devono essere in qualche modo contrastati, e quindi fare una rete tra i vari soggetti, e quindi gli enti pubblici, gli operatori turistici, i pescatori, gli stabilimenti balneari, affinché si riduca la quantità di plastica presente nel mare, si riduca la quantità di plastica presente anche sulle spiagge e si facciano delle azioni combinate per fare in modo che ci siano meno disastri ambientali da questo punto di vista. Del resto, quello che è successo in Feniglia negli ultimi giorni ci dimostra quanto il mare restituisca in termini di rifiuti proprio sulle nostre coste, e quindi dobbiamo fare rete e fare squadra tutti insieme proprio per contrastare questo fenomeno, e questo progetto serve a questo. La Maremma Toscana diventerà uno dei casi pilota e modello da replicare a livello internazionale Mediterraneo. Primo appuntamento a febbraio 2020 con il preliminary meeting che individuerà priorità e indirizzi dei prossimi appuntamenti. Devono raccogliere 10.000 firme, ma l'intenzione del movimento paneuropeo è quella di correre da soli alle prossime elezioni regionali. Sentiamo. Il centro-sinistra ancora è abbastanza in confusione, il centro-destra anche, Movimento 5 Stelle pure, però la Toscana ha una prima candidata alle elezioni regionali 2020 e è una candidata che in qualche modo viene dall'Europa. Cos'è Volte e qual è la vostra intenzione? Sì, Volte è il primo movimento paneuropeo perché esiste già in 32 paesi, 28 dell'Unione e altri paesi sono geograficamente in Europa, con lo stesso simbolo, la stessa visione, gli stessi valori. Questi valori vengono poi declinati a livello locale, regionale, nazionale, ed è proprio per questo che noi adesso desideriamo correre alle elezioni regionali in Toscana. Il programma per la Toscana. Programma per la Toscana, stiamo per presentarlo oggi qui all'evento di lancio, si basa su tre parole chiave: cura, opportunità e trasparenza. Vogliamo una Toscana più verde e più inclusiva, una Toscana più innovativa, più prospera, una Toscana che abbia cura e a cuore il benessere e la qualità di vita dei propri cittadini e che veda nella trasparenza delle proprie scelte, nella partecipazione informata dei cittadini, il criterio guida della propria azione amministrativa. Lei è una giovane ricercatrice dell'università, ma ha avuto anche un'esperienza proprio a Bruxelles, alla Commissione europea. La sua specialità, possiamo dire, è l'ambiente. Quali saranno i volti, le caratteristiche delle persone che saranno candidate insieme a lei? Con Volt. Sì, siamo un bel gruppo di oltre 20 candidati. Come dicevi, io ho avuto un'esperienza di quasi 2 anni alla Commissione europea, dove mi sono occupata di politiche ambientali, in particolare di green economy e di sostegno alle piccole e medie imprese, che sappiamo caratterizzare il tessuto produttivo della nostra regione. Europa e ambiente sono le mie due passioni e penso che a livello regionale si abbiano le giuste leve per dare uno slancio alla green economy con opportunità per tutti.
Ci saranno apparentamenti con altre forze politiche? Oggi annunciamo la nostra corsa in solitaria, nel senso che proprio da oggi inizieremo a raccogliere le firme della nostra lista con me come candidato presidente. Non escludiamo naturalmente un dialogo con le forze del campo progressista, che però, come dicevi, stanno ancora guardando intorno e sono in attesa dei risultati dell'Emilia Romagna. A Grosseto per il concerto di Enrico Rava. Concerto di Natale della stagione, la voce di ogni strumento, il terzo concerto dell'anno con due grandi interpreti, Stefano Cocco Cantini e Enrico Rava. Sì, strepitoso, solo una parola, strepitoso e di una dolcezza infinita. Io ho trovato veramente questo concerto molto molto dolce, quindi siamo felicissimi. Due leoni sul palco. Assolutamente sì, un piacere e un onore averli nella nostra stagione musicale. Enrico Rava, Stefano Cocco Cantini, qual è il pregio più grande di Stefano e il suo difetto più grande? Ah, il difetto non ne ha, come è possibile? Io ti ringrazio. Il pregio di Stefano musicista è un talento strepitoso, ma lo dico sul serio, veramente, una facilità, un senso di... Io mi chiedo sempre come mai, benché abbia un notevole successo, non occupa uno spazio ancora maggiore in giro. Qual è il pregio di Enrico Rava e il difetto, se ce li ha? Enrico Rava è il più grande musicista europeo in assoluto, se vai negli Stati Uniti è... l'Italia soprattutto e l'Europa, uno dei più grandi musicisti che ci siano mai stati nella nostra storia, e lo è ancora. Sul palco un leone, ragazzi, questo signore ha solamente 50 anni, portati così così, però stasera suonava come uno di 48. Sì. Il futuro del jazz qual è? Sicuramente non sono io, perché di futuro non so quanto ne ho, temo di non averne moltissimo, però il futuro del jazz non lo sappiamo. Cosa significa suonare in un contesto come questo, dove anche la solidarietà ha un valore, ha una voce? Beh, come dire, per dire una frase banale, è una marcetta in più, è molto bello chiaramente. Cosa vi augurate? E cosa augurate soprattutto per questo Natale? A voi e ai vostri cari, all'Italia. La salute in tutti i sensi, non solo quella fisica, ma la salute mentale di tanti che ci sono in Italia. All'Italia auguro che al più presto quelli che ci stanno governando vengano sostituiti da persone un po' più competenti, perché siamo in mano a degli incapaci, quindi questo è il problema. Bocca al lupo e tanti auguri. Grazie anche a voi, anche a tutti, voi. Che ne abbiamo bisogno. E ora vediamo un presepe molto particolare. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. È un presepe d'artista, quello inaugurato nella cinquecentesca Basilica della Madonna dell'Umiltà, una delle chiese più belle di Pistoia, con la sua cupola alta 59 metri, realizzata da Giorgio Vasari. A realizzarlo e allestirlo nel vestibolo che precede la struttura ottagonale della chiesa è stato Franco Melani, sarto, stilista e insegnante fino a 2 anni fa alla scuola della Confartigianato di Prato. Dopo 13 presepi realizzati nella cripta del Duomo di Pistoia, sempre caratterizzati dall'uso di materiali particolari, ogni anno diversi, Melani quest'anno ha deciso di dare libero sfogo alla sua creatività nella Basilica dell'Umiltà, nella centralissima Via della Madonna. Il materiale che Melani ha deciso di utilizzare quest'anno è il pizzo. Allora, l'idea nasce tutti gli anni uguale, mi viene un'idea e la sviluppo. Io lo sai, fo il sarto, quindi il pizzo è il materiale che adoro moltissimo anche per le spose. E ho fatto il presepe con il pizzo. Dentro la Basilica della Madonna dell'Umiltà, una delle chiese più belle di Pistoia e più significative. Sì, veramente, io l'ho fatto tanti anni in Duomo, però ora mi trovo benissimo in questa chiesa perché è meravigliosa.
and sing the sleighing song. Just get a bobtailed nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Ecco, in Duomo l'ha fatto anche con altri materiali. 13 materiali, 13 anni sono stato in Duomo. Ricordiamone alcuni. Alcuni? Il marmo, le piume, le noci. L'aiuta, ce ne sono tante, non vengono. Il pane, l'anno scorso l'ho fatta con il pino non è un materiale molto rustico, quest'anno volevo fare qualcosa più elegante con il pizzo. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.